a tutti gli allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Extreme Randomizer, sempre accompagnati da Michelle per questo sesto episodio di serie. Siamo prontissimi per andare ad affrontare la prima palestra e di conseguenza il primo Gigamax! Ma chi sarà questo Pokémon Gigamax o Dynamax che sia? Lo scopriremo tra poco, ma prima lasciate un bel pollicione all'insù così che ci date supporto per questa prima sfida, perché sarà veramente veramente difficile. Tra l'altro, mentre Michele adesso fa tutta la scenetta, mi ha detto che quel Pikachu ha un Pokémon particolare. Ci stavamo un po' allenando off camera ed effettivamente ho intravisto qualcosa nel suo schermo, ma ho chiuso subito gli occhi. È bellissimo. Un po' per paura, un po' perché voglio l'effetto sorpresa. Quindi questo bambino qui? Sì, è questo. Allora, in questa zona ci sono due cose da prendere. Il bambino e un'altra cosa, mi hai detto, giusto? Sì. Ok. È molto unexpected. Ok. Pokebimbo, manda in campo... Ernie. Quello dei Muppets? Bellissimo. Porca miseria! Voglio squadra! E nell'episodio precedente non l'abbiamo fatto vedere! No. Vabbè, è morto subito Ernie. No, povero Ernie! Ernie! Ma se c'è Ernie vuol dire che Souk è... Può essere qualsiasi cosa. Un altro Muppets? Quello blu? Mm. Oh no. Ragazzi, voglio un Muppets in squadra. Anch'io. Tu non lo vuoi? Cioè io ho paura di battere gli allenatori, cioè non so veramente che cosa hanno in mente. Io ti aspetto, ma devi andare a prendere quella ball. Quale ball che non avevi? Questa? Quella ball devi prendere. Ve lo giuro. No, un'altra ball, un po' più indietro. Un'altra? Vai. Quella ball. Quella ball qua? Questa ball. Fa tutto il giro. Tre minor ball. Rocket ball? È una rocket ball. Ma che cosa non ha senso? Che vuol dire che è una rocket ball? Che è una rocket ball. Ma me la fa vedere come minor ball. Come minor ball, lo so, però in realtà è una rocket ball. Ma in campo come sarà? Non lo so. Sì, vabbè, ma così tu mi metti hype. Cioè non io qua usato. Ho già fatto la cattura, non la vado a sprecare. Anch'io l'ho fatta, mi sono accontentato di un Pichu che era il meglio che... Io voglio vedere adesso la rocket ball com'è. Vabbè, prima andiamo da Sonia, va? Vabbè, andiamo da Sonia e poi nel prossimo episodio usiamo la rocket ball, ok? Perché non so se ci arriviamo, capito? Ah, tra l'altro, apro una parentesi. Questo posto è molto misterioso. E se tu parli con gli abitanti, tutti ti dicono che ci sono misteri, robe. Ma effettivamente il gioco non le ha mai svelate. Quindi speriamo. Sì, è un po' come... Hai presente Orocea? Mm-hmm. Il Rubino e Zaffiro ti diceva: l'isola Miraggio apparirà, appare, bla bla bla. Ecco, anche lì c'era un po' il mistero, oppure il lancio del razzo numero... Ah, sì, sì. Qua invece ti lasciano col mistero che è irrisolto in realtà. Come il libro di Sonia a fine esatto, gioco, che non puoi leggere. Che non puoi leggere, cioè, veramente è fastidioso. Bello, comunque assomiglia molto a Eternatus quello, ti piace? Ma infatti non gli assomiglia per niente. Ma che cioè, cosa ne so. Vedi quel geoglifo enorme? Secondo te cosa rappresenta? La notte oscura. Anch'io ho detto la notte oscura. Che occhio, bravo! Incredibile che tu l'abbia capito. Vero? Madonna, dobbiamo tornare ai vecchi tempi con Relicant e Wailord. Ma tu l'hai fatto? Li reggi, Relicant e Wailord? E come hai fatto a capire che si faceva così? Perché a noi in spiaggia era un passaparola. Io l'ho preso totalmente a caso, ma la verità l'ho preso totalmente a caso. Sì, ok, ma metterne uno per primo alla squadra e uno per... Alla fine ce ne vuole l'intelligenza. Ma io l'ho fatto neanche a farla apposta, perché li avevo appena catturati. Io, ragazzi, non ci credo a quello che sta dicendo Michelle, non però... Non mi crede. Se ci credete... Ai tempi Google non era lasciate così. Un mi piace. Se ci credete. Zero like al video. Guarda. Sì, ti vedo, sei uguale, Michelle. No, guarda la mia falce. E la falce sbuca in un posto ancora ancora monetizzabile. Hai preso le pozioni? Certo, mi sono fatto un bel rifornimento. Io userò Majora per paralizzare. Non potrò farlo. Non potrò farlo. La medaglia erba, fresca fresca di vittoria. Suona così male. Non l'avevo notato. La medaglia erba fresca fresca. Suona veramente malissimo. Ma no, veramente. Non l'avevo notato durante la mia serie. Eppure doveva essere la serie migliore di YouTube Italia, ma non l'ho notato. Cade in basso, come l'MD. La smetti? Signor Deadpool. No, c'è Deadpool! Signor Pool, mi darebbe una bella ball. Ma c'è ball. Il Pool? Ma... Sì, ti do una bella ball. Friend? Ball. Siamo amici!
Signor Full, siamo amici! Dai, ma è cringissimo. Grazie, signor Pool. Mi so fa anche con la manina. Ma gli Avengers ancora non li abbiamo beccati. Grazie, signor Pool. Grazie per la friend. Se la usi per catturare un Pokémon selvatico, diventerete amici in men che non si dica. Pazzesche le Pokémon, vero? Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Col telefono di Alloghetti. E lo zaino a forma di unicorno. Per veri intenditori. Intenditori, esatto. Che dobbiamo fare, quindi? Devi parlare con la tipa. Sei una sfida palestra, giusto? Allora procediamo subito con la registrazione. No, guardi, io volevo cercare il bagno, ma... Va bene. Vai a indossare la difesa. Almeno non ce la fanno indossare là davanti. Ci danno... Tipo, spogliati ora. Ottimo, comincia la sfida delle palestre. Mi raccomando, metticela tutta. Accettiamo la sfida. Fresca, fresca. Fresca, fresca. Yes. Medaglia erba. Allora, adesso le opzioni sono due. O i Wu sono d'oro, o sono d'oro. Sono d'oro? Non lo so, non te li fanno ancora vedere adesso. Io spero che siano... Sono d'oro! No, cosa ho visto? Che belli! Cosa ho visto? Sono bellissimi. Ma io voglio vedere quale sarà il Dynamax, perché il Gigamax è ancora... Cioè, il Gigamax è Gigamax, ok? È tipo il Charizard di Dundel. Mm-hmm. L'obiettivo è spingere tutti verso la Ball di fieno. Io questo l'ho fatto in un secondo durante la serie. Cioè che la gente mi ha guardato e ha detto... Federico, come hai fatto? Ci ho messo 3 ore. È semplicissimo. Cioè, veramente semplice. Quanto ci metterà Michelle? Cazzo, non la vuoi. Ce l'hai fatta. Vedi? Non lo fai la prima botta. Io questo l'ho fatta la prima botta. Guarda, è facilissimo. Ti volo. Fai così. E poi li porti tutti su. Ah, ok. Vai, non è questione di intelligenza, Cioè, l'ho fatto la prima volta così. Silenzio, Potter. Sì. Le pecore d'oro. Io voglio mettere queste in copertina. Io ho fatto la seconda volta come la guarda. Adesso c'è Yamper. Tutto di una volta. Yamper, facciamo così se c'è Yamper. Vedi, è semplicissimo, ragazzi. Infatti l'ho fatto. Cioè, è veramente facile. Non capisco. Ma c'è una cosa. Lo devi sfidare per forza, sì. Sì? Già. Vabbè, tanto avrà Pokémon Air. No, sono randomizzati. Che va bene, che benessere. Che bei capelli. Va bene. Ah, me l'ero scordato il tuo Dragon. Che bello. Ho deciso di usarlo un pochino. Meno male. Io uso sempre il Guarda, Burn. È bellissimo. No, è veramente bello. Me l'ero dimenticato che ce l'avevi. Non l'hai usato la scorsa volta. Ma sto coso è lotta normale, vero? Questo? Non mi ricordo. Forse ragazzi, non mi ricordo più i tipi. Vabbè, comunque l'ho ammazzato. Ha fatto male al Wampedon. Piano. E io sfido a dire 3 volte il nome di Warp Dragon senza impappinarmi. Warp Dragon, Warp Dragon, Warp Dragon. Dillo più veloce. No, non so dirlo veloce. Devi dirlo Warp, veloce. Warp Dragon, Warp Dragon, Warp Dragon. Warp Dragon, Warp Dragon. Sei io che ho problemi, lascia stare. Oddio, arriva il cane, arriva il cane, arriva il cane, arriva il cane. Maledetto cagnaccio, cagnaccio. Oddio, ce l'ho fatta la prima. Oddio. Warp Drago. Oddio, sono troppo forte. Dai, però, ragazzi, cioè, non è giusto. Forte. Ragazzi, sono troppo forte. Sono troppo forte! 20 su 20. Perfetto. Io non ti dico con quanti PS sono rimasta. Quanti PS sei rimasta con Warp Drago? Molto poco. No, oddio, c'ho 2 cani qua. Già. Cagnacci, cagnacci. Allora, questo qua c'è il trucco, cioè. Tu fai così. Li porti tutti qua così. Aspetta, Li fa entrare tutti qua. Ma dai. Ragazzi, c'è solo Federic. Solo Federic. Attenzione. Ma dai, io sono ancora il primo. Attenzione, Federic. Il king. Il king. Damn. Ma che fa? Damn. Io non parlo con te. Michelle, sei già arrivato lì. Sono troppo forte. Quindi so devo spingere verso. Ah, ferma. Tutta sinistra. Prima che ti veda il cane. Vieni a te vedere il cane. Non ti avanzare troppo, sennò ti disperdi. Stai indietro. A sinistra! Quella è destra. È Capitano America quella. Ora ferma, aspetta. Aspetta. Tutto a destra. Proprio all'angolo, tutto a destra. Aspetta indietro, stai indietro. Se ti avvicini troppo, torna indietro. Vai avanti. Non troppo. Un po' indietro. Vai, che arriva il cane! Brava. Mamma di te. Ero più calmo durante la guida ero, ragazzi, dovete farlo così. Vai veloce. Vai. Ci sei, Michelle? Sono carica. Ma sei carica? Ma sai che se perdiamo, perdiamo, Ti prego, già c'ho l'ansietta, non ti ci mettere anche Guarda, tu. Io un Pokémon già l'ho perso e non ci tengo a riperderlo nuovamente. Vai tu. Mi raccomando, concentrata. Tra l'altro potevamo allenarci battendo gli altri allenatori là dietro, ma non l'abbiamo fatto, quindi... Questo si chiama pigrizio. Io con chi inizio? Con chi inizio? Con Burn.
Ma sì, Borno va bene. Ma sì. Sì. Ma che ce frega, ma che ce importa, se Yarrow ci piglia non c'ha le naso. Botte. Non c'ha naso. Eccolo Yarrow! Guarda che bello che è. Doveva essere skinnato. Mad Phoenix non si fa. Sono cattivo Mad Phoenix, eh. Cattivo ragazzo. Non ti pago Mad, non ti pago. Sappilo. Non l'hai già pagato. Non c'è pagato. Mi ha truffato. Le sfide a balestra arrivano a frotte? Grotte. Ma non deve essere tipo un linguaggio da bambini questo? Io sfido qualsiasi bambino a dirmi che cosa vuol dire frotte. Non lo sai neanche tu. Non lo so. In tanti, in massa. Ah, frotte. Mai sentita frotte, mai sentita frotte. Va bene. Comunque, lasciate questo mi piace, dai. Così che il like praticamente si impregna di frotta Dynamax. E diventa... più grande. Un mega like gigantesco ragazzi, però fatelo perché c'ha un Hitmontop. Non lo so perché c'è Hitmontop, più che altro perché ha una Ultra Ball adesso. Itachi, okay. Mi raccomando Itachi, sei tutti noi. Oh, confuso al primo attacco, al primo mi piace. Nitrocarica, attacchiamo subito, lo ammazzo. Ma vuoi che la fortuna non sia dalla mia? Guarda, confusione, morto subito. Due confusione, perché si era confuso. Mi ha fatto volo. Guarda come arriva dall'alto poi. È un pazzo. Sai che ti dico? Sai che ti dico? Mando Corbnight. Oh. È Corbnight, mi faccio un ghiaccio. No. No, allo scimmione? Allo scimmione, baby? Ha senso, lui è erba. Ma quello è anche lei. Oh no! E mo che famo? Oh no! E mo che famo? Bibi! Osaru! Questo scende con la canzone di Dragon Ball! Vai. No, quello diventa Dynamax! Allora! Non prima! Adesso lo faremo diventare Dynamax! Ci sei? Aspetta! Come diventa Jiraishi tutto rosso? Non lo so, ti prego, dimmi di sì! Io adoro! Adoro quello che sta succedendo! Volo quanto mi fa? Mi fa niente! Ragazzi, io sapete che faccio? Oh. Ci vado avanti di un ghiaguzzo! Guarda! Ma è gigante! È bellissimo! Cioè, l'energia rossa nel cappuccio, bellissimo. Ci sta benissimo. Ragazzi, spacca. Spacca di brutto. Io continuo con Ghiaguz, Poi lo facciamo fuori, oh, quello. No. E ora via col Dynamax. Aspetta. Orchestra, maestro! Lascio un cuore qua sotto nei commenti a tutti quelli che indovinano la canzone. Tutti, ok? Quindi indovinatela, please. Adesso dovete farlo. Tu l'hai indovinata? Dimmi qual è. Scusi, sono un attimo concentrata. Può per favore non disturbarmi? Michelle non sa la canzone, ragazzi. Sì, cioè, che la so. E qual è? Non mi ricordo il titolo, ma la so. Non devi dirmi il titolo. Quella di Dragon Ball. Quella che deve essere? Dragon Ball Z. Madonna, ragazzi, calci nel cu... Basta, non dico niente, ragazzi, non dico... Basta. Dai, che sto soffrendo! La lascio! Ti ammazzo di nuovo? No. 16 PS. Allora, ce la fai a batterlo? O puoi temporeggiare con una super pozione? No, anche se uso una pozione, innanzitutto, non una super pozione. No, c'hai anche la super pozione. Non c'era il negozio. C'hai la super pozione. Ce l'hai perché l'hai raccolta nel percorso. Secondo me rischio. Sì. Che rischi? Non ce l'ho. 50 PS più 16... Dici che ti leva più di... Quanto ti leva quella mossa? Fide, era 80! Eri 80? Altro Pokémon che potrebbe reggere? Un attacco acqua? Grapplock, è vero, non ha effetto ma di tipo no, acqua. No, è lotta. Ma non ha un effetto... Guarda, assorbi acqua. Ah, giusto. Assorbi acqua. Muore Grapplock! Meglio che muore Grapplock, fatelo sì. Dire, eh. Oh, è elettro, anche questo. Occhio. Lo so, però se userà ancora una mossa di tipo acqua, perché non si aspettava il change. Ah, non se l'aspettava. Ah, non se l'aspettava. Il change. Guarda la differenza. Dina flusso. Maro! E mo? Maro! Non effetto sul LED. Brava, però, vedi? Vedi Grapplock? Lo vedi Grapplock quanto è forte? E io, ragazzi, Dynamax c'ho di Dino Jet. Guarda che faccio. Guarda io che mi sono boostato per 3 ore con un Ghiaguz là. Si è messo là così. Sì.
Ma ti rendi conto che il tuo Pokémon inutile va a shottare il Dynamax della capovolestra? Cioè, comunque è lotta su erba e elettro, è bellissimo. E nonostante questo l'ha fatto fuori, quindi... Ma io ce la faccio, secondo te? Non so, ti aspetto, guarda. Ragazzi, io ho seriamente paura, secondo me non ce la faccio. Padre, Figlio, Spirito Santus, Dio Arceus, please, tu sia con me, sia lodato sempre. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, com'era? Lievami a tuo regno, non lo so cosa sto dicendo. Vai! Madonna, l'ho devastato, gli ho rotto il culo! Io ti aspetto. Dina flusso, ma che mi fai? Mi fai il bagno al pennudo? Che mi sciacqui l'uccello? Mi sta sciacquando l'uccello. Ma puoi dirle ste cose? Cadi, mi ha sciacquato l'uccello con l'acqua, oh! Ma ha sciacquato l'uccello, oh, ma che devi sempre avere i doppi sensi? Perché, guarda, ride anche Yarro, ride, porco due. Michelle, ha sciacquato l'uccello, mi ha fatto il bagno. Oh, ma che sei scema? Oh, questa mi mette in bocca cose che non ho detto, ragazzi. Vai avanti. Oh, sciacquato l'uccello, non si può dire. L'animale. Ma smetti! Che? Basta! Giochiamo? Sì, sì. Stai zitto! Mi ha toccato qua la mano e ci ha fatto cose. Stai già a mano. Ti ha lavato l'uccello, quindi hai pieno diritto a ricevere la medaglia erba. È la prova inconfutabile della vittoria contro il capolestra. Sì, però un metro di distanza, grazie. Questa era sottile. Questa era per pochi. Era per pochi questa. Però vedi, si toccano con i guanti. Mascherina? Perché... perché Mad Phoenix non riusciva a fare la mod con la mascherina. Io l'avevo chiesta, ma ce l'ha fatta. Foglia magica. Peccato che non avevo Pokémon di tipo erba. Però potevi fare lo scontro tra i due scimmioni. Cor cazzo! Mi ammazzava. Beh, se c'avevo Baby, devo usare Baby. Ah, tu non capisci. Divisa erba. Oh, con calma, eh! Cioè, passo passo, piano piano ce la fa. Bon. E poi non mi tirare fuori Ola. Citazioni di Dragon Ball. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Guarda là. Batapam, pam, pam. Yeah. Allora, adesso che si fa? Innanzitutto devo curarmi i Pokémon, se permetti. Noi dobbiamo andare a est. Mi devo curare i Pokémon. Dobbiamo andare ad est. Posso curarmi ad est. Hai Gimbelo, dove devi andare? Te non ti curi i Pokémon? Io vado a prendermi l'MT. Vado a prendermi l'MT qua sotto. Che sui livelli esperti sanno dov'è. C'è perché io sono un cazzo di esperto. C'è un percorso intero. Non l'avresti mai vista senza di me. C'era anche dall'altra parte del campo. Volti il colpo. Buono, perché questa era per la palestra, capito? Oh, ragazzi, prossimo percorso. Ma lo facciamo in questa parte o nel prossimo? Perché devo usare ancora la Rocket Ball, eh? Che fai, non la usi? Sei un po' curiosa di scoprire che poi ci sono il percorso 5? Oh, no. Non si vedono No, c'è reporter. No. Niente interviste. Non rilasciamo interviste almeno per ora. Ci fermiamo qui. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Dove andremo in questo percorso, faremo nuove catture, useremo la Rocket Ball e vediamo un po' cosa succede, ok? Vi invitiamo come sempre a lasciare un bel like, un commento, iscrivervi al canale. Ce la siamo vista veramente brutta, ma non demordiamo. Voi però sosteneteci sempre, ok? E ora è un uccello lavato. Uccello lavabile.